Un salto di paradigma, una scommessa alla quale molti non credevano, ma oggi il polo di innovazione automotive abruzzese presenta con orgoglio e soddisfazione i risultati di una filosofia orientata all'innovazione, alla ricerca e all'unione delle aziende del settore e delle relative competenze. Nell'ottica del continuare a crescere, che noi oggi siamo diventati il polo automotive più importante d'Italia, siamo partner del cluster di trasporti Italy 2020, e nell'ottica appunto di continuare ad attrarre soprattutto al di fuori dell'Abruzzo e di rendere consapevoli che la sfida che noi abbiamo iniziato è la strada con cui dobbiamo continuare per ottenere i risultati. Abbiamo confermato e salvato in qualche modo il finanziamento, l'obiettivo strategico che era quello del campus dell'automotive. Non avendo la possibilità proprio per i tempi dell'attuazione del programma di poterlo realizzare in questa programmazione, l'abbiamo spostato nella prossima, abbiamo utilizzato quei soldi però per finanziare un programma di ricerche e un contratto di sviluppo per l'automotive, sta per uscire e io mi aspetto, sono molti soldi, e io mi aspetto che offrire questa opportunità moltiplicherà le capacità e gli sforzi che il sistema sta facendo. Il consorzio abruzzese ha messo in rete 70 operatori del settore, ha costruito intorno a loro un osservatorio capace di analizzare ogni specifica competenza e peculiarità e oggi dei 23 progetti di trasferimento tecnologico e dei 16 di ricerca e sviluppo sperimentale viene presentato al pubblico un esempio di un veicolo commerciale modulare, combinabile e intercambiabile a basso impatto inquinante. Realizzarlo è stato abbastanza veloce, perché c'è stato un gruppo di lavoro veramente efficace ed efficiente che ha permesso veramente una realizzazione utilizzando risorse principalmente abruzzesi, e questo ci tengo a dirlo. La difficoltà vera è stata nella prima fase, l'ideazione. Partendo proprio dai fabbisogni del mercato, abbiamo dovuto prima sedimentare tutta una serie di opzioni, sia da parte di stakeholder, ma anche da parte dell'ambiente, da parte del consumer classico, fino ad arrivare a definire quella che poteva essere un'ottimizzazione che portasse a casa contemporaneamente più opportunità possibili.